Buonasera, benvenuto al secondo video di questo canale YouTube e oggi voglio parlare di tre cose che mi sono successe oggi, cose un po' particolari, cose che mi hanno fatto riflettere e mi hanno fatto capire che effettivamente non sono l'unico a credere che l'Italia stia andando veramente, veramente a rotoli. Beh, la prima cosa di cui voglio parlare riguarda una cliente che questa mattina mi ha telefonato perché vorrebbe fare una causa per malasanità. Io le ho detto fin da subito che la malasanità è una cosa un po' particolare, uno perché tanti credono che tutti quelli che hanno subito un intervento e che mille motivi questo intervento non ha riportato ad una situazione di recupero totale, vuoi perché si sono poi consultati con l'amico, con un altro medico, con il primo che passava o con quello che ne sa sempre più di tutti, ritengono che debbano essere indennizzati, debbano avere un risarcimento. E quindi più delle volte, insomma, finisco col dire: guarda, non c'è nulla da fare, nel senso che purtroppo nel momento in cui tu vai sotto i ferri, non tanto perché firmi il consenso informato, però diciamo che le possibilità che le cose non ti portino, ti riportino a una situazione migliore rispetto a quella che era prima, o comunque addirittura qualcuno vorrebbe tornare ad essere migliore rispetto a come era una volta, insomma, non ci sono i presupposti per fare nulla e quindi tante volte, insomma, respingo al mittente questo tipo di richieste. Questa persona però effettivamente ha avuto una cosa particolare, non è diciamo, non è inquadrabile come una pratica, un caso di malasanità, però è comunque un problema legato alla mala gestione della sanità perché lei soffre di una sindrome molto particolare, molto rara, solo una quarantina di persone in Italia hanno questo problema. E quindi deve per forza di cose spendere molti soldi per alcuni medicinali, oppiacei principalmente come terapia del dolore, e poi comunque fare delle visite, fare delle fisioterapie, fare delle cose costantemente per poter continuare, insomma, a vivere dignitosamente, per quanto lei riesca a fare tutto, eh. Però appunto la spesa è molto elevata per certi medicinali e quindi ha bisogno sostanzialmente di un aiuto. Fatto sta che con questo problema, pandemia, finta pandemia, psicopandemia, quello che è, diciamo tutto il comparto sanitario, anche in Trentino, seppur viviamo in un'isola felice, effettivamente, insomma, fa acqua da tutte le parti. E quindi anche in questo caso ha avuto il problema, come tanti altri, di non poter più essere seguita dal medico che aveva prima, perché ci sono stati molti prepensionamenti, ci sono stati alcuni demansionamenti, ci sono stati diversi spostamenti, quindi il medico che la seguiva da tanti tanti anni, di cui lei si fidava ciecamente e con cui si era sempre trovata bene, non era più disponibile e quindi le hanno affidato una professionista, cioè la migliore per come l'hanno venduta in Trentino per quel tipo di cose. E che però si è rivelata veramente un fallimento totale perché non risponde, perché non ha deciso, insomma, di cambiare terapia, facendo, insomma, anche degli errori, errori che di fatto non hanno portato un danno permanente, per cui non si configura appunto un caso di malasanità, però hanno portato un disagio importante, soprattutto per quanto riguarda il dolore.
sappiamo benissimo che se tu hai un dolore costante che non riesci ad eliminare, non riesci neanche ad attenuare, diventa invivibile la cosa. E inoltre non le ha riconosciuto alcuni medicinali, o comunque non le ha prescritto alcuni medicinali che per legge lei ha diritto a ricevere dal servizio sanitario senza alcuna spesa. E quindi adesso dovremmo fare un tentativo di recupero di queste spese, che non sono tantissime, però insomma, giustamente oggi ci sono persone che si trovano in situazioni come questa, ed è abbastanza triste che si arrivi a questo. E questa è una cosa. Un'altra cosa che mi è successa è un cliente, sempre, che mi ha chiamato perché l'ho seguito per un incidente stradale, nulla di preoccupante se non un tamponamento, dove c'è stato un danno materiale, c'è stato un danno fisico, nel senso che lui ha comunque subito un trauma e quindi è stato seguito anche per quello. Fatto sta che oggi, insomma, ormai è stato risarcito sia per il danno fisico che il danno materiale, quindi dal mio lato era a posto, però oggi vengo chiamato da lui, che era stato chiamato a sua volta dai carabinieri, perché siccome ha superato i 40 giorni di infortunio, automaticamente d'ufficio scatta la denuncia per lesioni, e quindi di conseguenza loro d'ufficio procedono con la querela nei confronti di chi ha danneggiato. Il problema è che questa persona, lì per lì, quando è successo l'incidente, è scappata, o meglio, si è fermata, ha visto che il danno non era apparentemente, insomma, importante, e quindi ha deciso di prendere e andarsene. Il mio cliente lo ha seguito per riuscire a prendere il numero di targa, così ha fatto, e poi appunto ha sporto denuncia per risalire a chi fosse il pilota. E oggi appunto mi chiama il cliente, che è dai carabinieri perché era stato chiamato, era stato invitato in caserma. E loro mi hanno fatto una serie di domande alle quali io non sapevo rispondere perché, più che il proprietario dell'auto, io non sapevo, era l'unica informazione che mi era stata comunicata, ma va benissimo perché lato civile, quindi lato risarcimento, a me non interessa obiettivamente chi stesse guidando, e loro non lo sapevano perché, essendo scappato, poi non hanno fatto nessun tipo di accertamento, e oggi mi chiedono, vabbè, non lo so, non so chi guidava. E quindi fate un po' voi. Beh, la cosa particolare è che il carabiniere mi dice che in questo caso non si può neanche fare non si può agire nei confronti di chi è scappato per mancato soccorso. O adesso mi sfugge il termine, in questo momento proprio non mi ricordo come si dice, vabbè, mi sfugge, poco importa. La cosa particolare è che gli ho detto, ok, ma per quale motivo? Cioè, lui comunque poi è salito sul mezzo e se n'è andato senza rilasciare né nome, senza fare un amichevole, senza chiamare i vigili, senza chiamare nessuno, ha preso e se n'è andato. Quindi è comunque un mancato soccorso. Il carabiniere mi dice sì, però siccome si è fermato, siccome è sceso, di fatto non possiamo agire in quel senso lì, ma possiamo agire solo per il fatto che il danno è stato superiore ai 40 giorni per il cliente, e quindi si configura un danno fisico grave, e quindi d'ufficio ci sarà la querela e tutto il resto. Ma la cosa interessante è stato il carabiniere che mi ha detto: questa è l'Italia che ci vuole fare, purtroppo siamo messi così. Insomma, alla fine della telefonata ho detto: cacchio, certo che se anche il carabiniere, che fa quel mestiere per servire l'Italia, per servire il proprio paese, per servire le istituzioni, e fa parte delle istituzioni, che
che tutelano i diritti dei cittadini con le leggi che vengono fatte. Se lui è il primo a non credere nel paese per cui lui ha firmato, ha sottoscritto, ha deciso di, mi viene da pensare che siamo messi male, molto molto messi male. E poi un'altra cosa particolare che mi è successa è che mi trovavo in fila un'attività commerciale e a un certo punto una persona davanti a me parlava con degli altri signori, insomma questa signora, e raccontava della questione Covid, del fatto che il figlio, che non so di che età, però penso più o meno tra i 10 e i 20 anni, vista l'età di lei, comunque il figlio aveva fatto il vaccino. Dopo la prima dose è stato molto male, poi ha avuto il Covid, poi ha avuto delle altre ricadute, adesso non ricordo di preciso cosa avesse, insomma, però ne ha avute una serie. E anche lei, dopo il vaccino, dopo la prima dose, ha impiegato 6 mesi per rimettersi in piedi, perché è stata malissimo per 6 mesi. Con la seconda dose anche è stata male, ma 4 mesi, e la terza dose è stata pesantissima. Ma io dico, ma... E rideva mentre lo raccontava ai suoi amici, diceva, ma che ci volete fare? È così. Ma io dico, ma scusa, non ti è passato nell'anticamera del cervello che forse, qualcosa non funziona, forse qualcosa non va, forse non è il caso di fare una seconda dose, forse non è il caso di fare la terza dose? Io resto allibito a sentire cose di questo genere, perché dico, ma cavolo, ma uno ci penserà che forse può finire male? Perché se sei stato male 6 mesi, per 6 mesi non riuscivi ad alzarti dal letto, cavolo, non la vai a fare la seconda, men che meno la terza. Eppure così è. Allora, da una parte abbiamo un sistema sanitario che non risponde, che se ne frega, e sono stato al telefono con questa cliente per parecchio tempo perché si è sfogata tantissimo per tutti i problemi che lei sta riscontrando, problemi veramente seri, e ne ho clienti che hanno questo tipo di problemi, sono tanti. Dall'altra parte un carabiniere che mi dice che questa è l'Italia, purtroppo è così, siamo messi male. Una persona qualsiasi che si è fatta inoculare 2, 3 volte, è stata male tutte le volte, sempre di più, però è così l'Italia. Ma perché? Da quando siamo diventati così arrendevoli? Siamo sempre stati così arrendevoli? Non abbiamo mai avuto la spina dorsale per reagire? E qual è il momento in cui decidiamo di contestare, contrastare? Perché poi arriva un punto in cui non lo puoi più fare, non lo puoi più fare perché non hai la forza o perché sei passato a miglior vita, o fino a che non succede qualcosa, magari a un tuo caro che ci resta secco, perché non lo soccorrono, perché non intervengono, o perché decide comunque di credere alle case farmaceutiche che sono lì per fare profitto. Quindi, non lo so, io penso che se non arriva da ognuno di noi quel barlume di luce che ci illumina una strada diversa, e continuiamo a seguire quelli che sono i dogmi, quelli che sono i consigli degli esperti, senza porci delle domande e senza fare qualcosa per rispondere in modo positivo a quelli che sono i nostri dubbi, a quelli che sono i nostri problemi, a quelle che sono le nostre preoccupazioni, io penso che può solo che peggiorare. Quindi dobbiamo darci una svegliata un po' tutti e cominciare a pensare un po' con la nostra testa
e cominciare a unire un po' i puntini, perché qualcosa non funziona, qualcosa non va e col tempo non migliorerà di sicuro. Buona giornata, al prossimo video.